Zagazoo di Quentin Blake, vincitore del premio Andersen 2017 come miglior album illustrato, è il libro che vi presento oggi. Diciamo che le illustrazioni così stilizzate e al tempo stesso cariche di personalità ricordano molto lo stile del fumetto. Questo libro secondo me è un libro perfetto per neogenitori o per genitori in dolce attesa, sebbene comunque anche i nostri figli si possano divertire a leggerlo riconoscendosi nei personaggi raffigurati, a partire però direi dai 4 anni. Di cosa parla il libro? Il libro parla di due genitori che un giorno inaspettatamente si ritrovano un pacco con dentro un bambino che ha una targhettina con su scritto il suo nome, ossia Zagazoo. Da questo momento in avanti vengono raccontati con una buona dose di umorismo i cambiamenti ciclici e le diverse fasi della crescita di questo adorabile fagottino rosa, Zagazoo per l'appunto, trasformatosi nel tempo in tutti gli animali di un immaginario zoo, fino a diventare un mostriciattolo peloso che ovviamente allude alla fase adolescenziale. E tutte queste fasi di transizione sono sempre vissute da questa coppia di genitori con grande stupore. Perché il concetto che passa secondo me questo libro è che non si è mai abbastanza preparati per essere genitori e non si sa mai a che cosa si sta andando incontro, qual è la fase successiva che ci attenderà. Superati i 2 anni arrivano i 3 e dopo i 3 e via dicendo, fino al periodo critico dell'adolescenza. Quindi è sempre una sorpresa, diciamo, e non sempre si è preparati. Tanto che non appena i genitori acquisiscono una sorta di familiarità con il periodo e la fase della crescita che stanno attraversando dei propri figli, ecco che invece si è subito in un'altra fase. Quindi sembra quasi non ci si possa mai rilassare un attimo. Fino a quando un giorno però succede qualcosa di inaspettato, che ovviamente non vi svelerò adesso. Posso solo dirvi che alla fine l'autore strizza l'occhio ai genitori ricordandoci che prima o poi i ruoli si invertono perché i cambiamenti sono ciclici. Ve lo consiglio, anche solo per il semplice fatto di essere genitori, è comunque una lettura molto simpatica e anche una buona idea di regalo secondo me questo libro.